Il consorzio della bonifica di Burana opera su tre regioni, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, su cinque province e 55 comuni. In particolare provvede in provincia di Modena a verificare lo stato dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche ed esegue lavori per la difesa del suolo e dell'ambiente. In questo periodo di siccità il sistema dei canali di bonifica viene gestito come un articolato contenitore d'acqua da trattenere e distribuire per l'agricoltura. Nella zona sud di Modena il consorzio gestisce l'opera idraulica Il Dosile, che trasferisce le acque derivate dal fiume Secchia, in particolare nei canali di Corlo e Formigine. A Vignola i tecnici del Burana regolano il flusso di acque del Panaro attraverso la presa del canale San Pietro, proprio sotto il castello. Qui siamo in corrispondenza della botte di Spezzano, c'è cioè il canale di Modena che preleva acqua dalla traversa di San Michele Castellarano, in prossimità di San Michele dei Mucchietti, deriva acqua dal fiume Secchia, attraversa Sassuolo e poi entra nel Modenese sottopassando il torrente Fossa di Spezzano attraverso una botte sifone ed acqua nel canale di Modena e porta il soddisfacimento dei bisogni irrigui ad un territorio importantissimo dal punto di vista agricolo in termini di frutteti e vigneti. Gestiamo un territorio che va dal crinale appenninico fino al Po, tra il fiume Secchia e il fiume Samoggia, e include buona parte del bacino del fiume Panaro. Sono 2.440 chilometri quadrati, dove nella parte di pianura si fa la tradizionale bonifica, quindi allontanamento delle acque in eccedenza quando piove troppo, attraverso impianti idrovori strategici in gestione al consorzio e irrigazione durante il periodo primaverile estivo. È vero che abbiamo nei prossimi 6 mesi oltre 600 milioni di risorse da spendere e da investire per adeguare le infrastrutture irrigue, ma questa è una, diciamo così, una problematica che risolve dei problemi solo di medio periodo. Noi diciamo che occorre un piano straordinario di medio-lungo periodo che preveda sì un adeguamento delle infrastrutture irrigue da un lato per adeguare quelle che abbiamo e dall'altra parte per allargare a quei territori e dare la disponibilità a tutte le aziende agricole di poter irrigare, perché ripeto, noi essendo un paese del Mediterraneo non possiamo pensare di fare agroalimentare, agricoltura senza la disponibilità dell'acqua. Siamo nella fascia pedicollinare, l'acqua ovviamente è un fattore sempre più importante per raggiungere degli equilibri vegeto-produttivi e anche quindi avere una giusta quantità e qualità del prodotto. Sicuramente la tendenza del clima ci preoccupa, ma fortunatamente, insomma, gli addetti ai lavori fanno in modo di servirci l'acqua, che è una importante componente per raggiungere una produzione adeguata. Il sistema della bonifica è un sistema che va integrato con l'attività delle aziende agricole, perché noi portiamo l'acqua attraverso il canale di San Pietro o il canale di Formigine o il canale di Corlo. Poi l'acqua si dirama attraverso tutta una serie di canali privati che sono nati però per trasportare acque pubbliche, e questi canali devono essere tenuti puliti indipendentemente dall'azienda se irriga o non irriga, perché quell'acqua lì deve passare di lì per andare a portare l'acqua nell'azienda, per esempio, che può essere più a valle. Ed è molto importante questo senso civico che devono avere le aziende agricole per far passare l'acqua, e in questo modo noi abbiamo la massima distribuzione dell'acqua nel territorio e rispettiamo anche quello che è il reticolo ormai antichissimo di questo sistema.